se ci affideremo ogni volta all'uomo forte, all'uomo simbolo, al leader, non andremo da nessuna parte. Dimenticatevelo, abbiamo visto qui in Puglia Vendola, abbiamo visto dove ci ha portato, lo abbiamo premiato per 2 legislature e lui ride alla faccia di persone che lì stanno morendo di tumore, cazzo. E se anche lui dice che stava ridendo per il gesto, ma lui deve spiegare perché da 3 anni e mezzo non si affaccia a Taranto, da 3 anni e mezzo. Lui deve spiegare perché non va a vedere il Moscati, dove ci sono tarantini che muoiono di tumore giorno per giorno. Lui deve spiegare queste cose, ma tutti lo devono spiegare e noi dobbiamo renderne conto. E quando arriva il momento di votare, facciamo il passo oltre. E vi chiedo, anche chi non è convinto, chi è scettico, io pongo sempre una domanda: ma cosa avete da perdere ormai? Ma cosa avete da perdere? Cosa avete da perdere nei confronti dei vostri figli e dei vostri nipoti? Guardate che loro non sono scemi, questa è un'altra cosa che ci hanno spiegato in Parlamento e qui concludo. Sapete loro come le fanno le campagne elettorali? Lì lo guardano? Guardano gli studi demografici. E vedono ad esempio che il 60% della popolazione italiana supera i 60 anni. E quindi lo slogan da utilizzare in campagna elettorale è l'abolizione dell'IMU. Perché un trentenne non ce l'avrà mai una casa, mentre un sessantenne ce l'ha. E quindi i voti di tutti quelli li prenderanno. Noi non li prenderemo quei voti. I giovani non li prenderanno mai, eppure andiamo a votare lo stesso. E tu per 500 euro, io questo chiedevo a chi ha votato quella cosa, per 500 euro di IMU pensi di risolvere la tua situazione di crisi? Tuo figlio che ha perso il lavoro? È falso. Piuttosto quei 500 euro, tieniteli. Noi avevamo proposto di abolire l'IMU, ma non togliendo i soldi agli italiani o ai comuni o agli enti locali, ma tassando i concessionari delle slot, tassando i flussi finanziari che non creano posti di lavoro, ma ammazzano imprese. Oramai la Fiat non esiste più, sono azioni che si spostano. La Fiat tra un po' scomparirà, andrà in America. La Fiat sembra aver acquistato la Chrysler, in realtà è la Chrysler che ha preso la Fiat e scomparirà. Perché oramai è solo un flusso finanziario, ci saranno decine di migliaia di persone che perderanno il lavoro. 184. Se non comprendiamo questo, non ci sarà alcun passo in avanti. Se comprendiamo questo, come diceva Ale, si cagheranno sotto, avranno letteralmente paura. Se faremo questo passo, vi assicuro, dal locale a nazionale, l'Italia diventerà la prima potenza del mondo. Abbiamo tutto, il made in Italy è una cosa che ci copiano ovunque. Se vai all'estero e parli di italiano ti stendono i tappeti rossi, e in Italia invece andiamo ad agevolare l'estero perché loro sono collusi, perché sono collusi con le potenze e le lobby che oramai investono all'estero per portare le cose in Italia. E i prodotti italiani, la piccola e media imprenditoria che è il 90% del tessuto italiano, scompare totalmente. Diventeremo la colonia di un potere esterno, questo vogliono fare. A proposito di euro, sappiate che il loro disegno è trasformare l'euro in zona di serie A e zona di serie B. Diventeranno il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia, le nuove frontiere, colonie dove andare a investire, perché ci pagheranno 2 soldi, perché non avranno che da investire, e noi diventeremo gli sfruttati futuri. Questo è il loro vero disegno. Ecco perché Beppe vi dice che non devo parlare con la Merkel, io devo parlare con la Spagna, devo parlare con la Grecia, devo parlare con il Portogallo, devo parlare con chi è in difficoltà come noi.